Buongiorno Senzerre e benvenuto Buongiorno, Simone. Ciao a tutti amici di All Music Italia, ciao Simone, grandi ragazzi. Beh, senti, la prima domanda è assolutamente scontata, è quella che ti avranno fatto in mille. Perché Senzerre? Ah, e qua ti volevo. Perché io scrivo tutti i miei testi senza utilizzare parole che contengono la lettera R, per via del mio difetto di pronuncia, per aggirarlo. Fondamentalmente io ho cominciato scrivendo testi con la R come fanno tutti i miei colleghi normali, se così vogliamo chiamarli, e mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava, che c'era proprio qualcosa che non mi suonava. Così ho deciso di provare a intraprendere questa strada dell'evitare la R. E i primi testi hanno funzionato, nonostante non riuscissi comunque a esprimere tutti i concetti che volevo esprimere. Il 90% delle idee andava cestinato direttamente, mi ci sono messo sotto e devo dire che adesso sono arrivato a un livello di scrittura molto ma molto soddisfacente rispetto a prima. Bene, bene. Beh, tra l'altro appunto in Figa, il brano che è uscito alla fine dell'estate, hai voluto decisamente provocare con un mood che ricorda quello che è il mondo oltreoceano, ma anche non dimenticando un atteggiamento e un comportamento tipico di chi vive a Milano. Esatto, bravo, perfetto. Guarda, l'hai detto tu. Io ho voluto utilizzare un metodo di scrittura e un modo di far musica molto americano per rappresentare le mie zone, le mie parti, la Brianza, Milano e dintorni. E ho voluto fare questa traccia appunto molto ma molto provocatoria apposta per far arrabbiare tanta gente. Infatti tanta gente si è arrabbiata, quindi in un certo senso ha anche funzionato. Si è arrabbiata perché? Come mai? Perché il titolo era forse un po' troppo esplicito e il testo lo era ancora di più. Solitamente non è un metodo di scrittura che utilizzo io, è così esplicito, così spavaldo, spocchioso, se, come lo vogliamo chiamare. Però questa volta ho voluto provare a fare questa traccia ignorante, se così vogliamo chiamarla, e ho deciso di pubblicarla il prima possibile, perché mi piaceva veramente tanto. Bene, bene, bene. Beh, dai, obiettivo raggiunto, anche non prendersi troppo sul serio. Questo brano ti dà la possibilità, sicuramente, proprio di prendere questo tipo di sensazione. Sicuramente, io all'interno del brano faccio comunque tutti i riferimenti. Ho ricreato delle situazioni in cui qua dalle mie parti spesso alla fine della frase ti trovi a dire figa, più che parlare della figa inteso proprio come organo genitale femminile. Quello che mi dispiace è che molti si sono fermati al titolo, non sono stati ad ascoltare il brano, molti si sono fermati proprio alla parola figa e non hanno neanche ascoltato probabilmente. Quello mi dispiace, però vabbè, siamo in Italia, gira così e già l'avevo messo. Senti, il lockdown per te è stato particolarmente creativo. Il lockdown, allora ti spiego cosa è successo. Io una settimana prima del lockdown ho ordinato un Antares, che è un autotune fisico, e un ISA della Focusrite, che è un preamp per il microfono. Praticamente qualche giorno prima del lockdown mi sono arrivati con il Corriere e poi, boom, chiuso tutto. Cosa potevo fare se non un sacco di musica? Mi sono messo a sperimentare, a provare, a fare, a strafare e sì, devo dire che il lockdown è stato molto produttivo per me. Mi ha lasciato un bel bagaglio di musica che sto pubblicando piano piano e piano piano pubblicherò e sono molto soddisfatto di quello che è uscito perché probabilmente grazie al periodo di solitudine e di chiusura totale sono riuscito a riflettere su quello che voglio rappresentare veramente in questa musica e credo che in questi nuovi pezzi io l'abbia fatto più che mai. Certo, e tra l'altro appunto anche Modena, che è nato nel lockdown, ti dà un'attitudine ben precisa, anche perché anche in questo caso il testo ti ha portato a riflettere, il testo e la situazione. Certamente. Modem non c'entra niente con Figa, è proprio No, tutt'altro certo. pezzo comunque.
A me piace spaziare molto con la musica e solitamente scrivo quello che mi trasmette il beat in quel momento, quindi non troverai mai un pezzo uguale a quello precedente. Modem è stato scritto, è il primo pezzo che ho scritto durante il lockdown, nel momento in cui la solitudine proprio era assoluta, si faceva sentire tantissimo perché in quel momento ha smesso di funzionare internet, che era l'unica cosa che mi teneva in contatto con tutto il resto del mondo. Così mi sono messo a riflettere, appunto, quello che ti dicevo poco fa, io cosa rappresento in questa musica, perché ci sto mettendo così tanto impegno, cos'è che mi ha portato a intraprendere questa strada? Questo pezzo è una serie di riflessioni che ho fatto sulla mia persona e sulla mia parte artistica. Nonostante comunque io sia 10 anni che faccio musica, perché sono 10 anni alla fine che scrivo testi e faccio musica, per me ogni progetto nuovo è come sentirsi sempre all'inizio, è come una nuova ripartenza. Però ho voluto appunto, come posso dire, dimostrare di saper benissimo quello che faccio, sia attraverso il contenuto di questo brano, sia attraverso diverse tecniche che ho utilizzato all'interno del brano, come per esempio e soprattutto l'extra beat nelle strofe. Questo pezzo qua è un messaggio per me, ma anche per l'ascoltatore, perché no, da rileggere nei momenti no, quando ti abbatti, per poter continuare a spaccare, per non fermarsi mai. Certo. Ma senti, ma parlando appunto anche della tua esperienza, tu hai detto che sono 10 anni che scrivi, so che appunto hai molta esperienza anche nel freestyle. Quanto ha contato questo tipo di attitudine anche nella tua scrittura? Allora, no, il freestyle non ha contato praticamente niente, perché il mio modo di scrivere è molto, molto strano. Posso dirti che ho provato a fare freestyle senza R, ho provato ad allenarmi a fare freestyle senza R, ma è impossibile, è proprio, non ci sono mai riuscito. È una cosa che sicuramente tecnicamente mi ha aiutato, perché il freestyle comunque ti forma. Ultimamente, vabbè, ovviamente contest e battaglie varie non ne faccio più, lo faccio con gli amici. E comunque è un bel allenamento ed è rimasto un bel allenamento, perché comunque ci vuole elasticità mentale. E devo dire che è molto d'aiuto per noi rapper far freestyle, per poi scrivere delle belle canzoni. Assolutamente sì. Ma tornando sempre a Modem, cosa rappresenta quindi per te il web e il web legato al mondo della musica, quindi Spotify, streaming, eccetera? Aia, che bella domanda che mi hai fatto. Cosa intendi esattamente? Giusto per capire, qual è la tua posizione riguardo all'ascolto in streaming? Perché sai, per esempio, tu hai pubblicato anche 2 dischi. Oggi l'album è un concetto forse un po' anacronistico per alcuni. Tu cosa ne pensi? Sì, penso che comunque gli album o sei Sfera e Basta o sei Gue Pequeño, o se no uno tende a fare i singoli, diciamo. Un emergente tende a fare un singolo perché? Perché l'album è lungo da ascoltare e ormai la gente vuole ascoltare la roba facile, vuole che gliela piatti davanti alla faccia e gliela fai ascoltare. Quindi penso che comunque Spotify sia una gran bella piattaforma, perché quando ho incominciato io una roba del genere non c'era, dovevi andare a cercarti i dischi. Io ero già fortunato perché comunque quando avevo 13-14 anni già c'era i Mule, quindi le cose te le potevi scaricare, ma nessuno ti piazzava la roba in faccia così, come fanno adesso. E si è andata a perdere un po' quella roba della ricerca, della voglia di andare a scovare l'artista che ti piace. Perché fondamentalmente adesso ci sono le playlist. Tu metti sulla playlist, scorri le canzoni, e prima o poi qualcuno che ti piace lo becchi. È un nuovo metodo che io sinceramente non riesco a concepire, non perché sono della vecchia, però perché è proprio nuovo questo metodo, è nuovo, nuovo, nuovo.
Però vedo che tra i ragazzi sta andando tanto, sta andando veramente tantissimo. Molti artisti stanno uscendo grazie a Spotify e a questi streaming, appunto. E quindi, no, ben venga. Sono contento io che ci sia una roba di più. Mi curiosiva il tuo punto di vista, proprio perché sei in quella generazione un po' di mezzo, perché tra quelli, tra virgolette, della prima ora e quelli appunto di più, diciamo, più contemporanei. Quindi sì, era curioso conoscere anche il punto di vista di chi sta come te a metà tra le due anche attitudini musicali. Senti, sì, completamente diverse, completamente sì, diverse. Cioè il rap nel giro di, di 5 anni, in 5 anni continua a cambiare. Sì. Però da quando è esploso qua in Italia nel 2006 grazie a Fabri Fibra, perché lì alla fine a livello mainstream è lì che è esploso, adesso che siamo nel 2020 a distanza di 14 anni è cambiato completamente tutto, cioè la wave è in continua evoluzione, gli americani comunque continuano a evolversi e noi italiani cerchiamo sempre di stargli dietro. Quindi non finirà mai questo, questo loop dell'evoluzione musicale del rap in Italia. Bene. Senti, l'ultima domanda è legata a quello che può essere il futuro, perché dopo Figa e dopo Modem, quali saranno appunto i progetti che diventeranno protagonista? Ci sarà un album o proseguirai singolo per singolo? Allora, per il momento ti posso dire che questo venerdì esce sul mio canale YouTube il video di Modem, il videoclip. Certo. Prossimamente pubblicherò un altro singolo prima di pubblicare un progetto un pochino più sostanzioso, però ancora non so dirti né quando né in che modalità. Vedremo, vedremo. Per il momento ci mettiamo sotto ed impegno a spingere il più possibile il video che uscirà questo venerdì. Benissimo, senti, io non posso che ringraziarti, buona musica e a presto. Grazie a te, grazie a te, grazie agli amici di All Music, un abbraccio a tutti ragazzi.